Vi presento l'ingegnere Antonio Cutruzzolà, un fiore all'occhiello del club di Lucera, coordinatore distrettuale del progetto per la sicurezza stradale, che vi presenterà le linee guida del progetto, gli obiettivi che ci proponiamo. Buongiorno a tutti. Sono il coordinatore distrettuale, come è stato già detto, per quanto concerne la sicurezza stradale, e quindi il nostro compito è quello di entrare nelle scuole, informare i ragazzi sulla tutela della loro salute quando si trovano alla guida di un mezzo. Chiaramente noi andiamo a colmare quella che è una lacuna didattica di argomenti che non vengono trattati all'interno dei programmi ministeriali delle scuole, ma che noi cerchiamo di integrarlo. Chiaramente l'impegno è importante, perché in poche ore, diciamo che il service nelle scuole dura solamente un paio di ore, ma bisogna fare tesoro di questo tempo. Noi parliamo della titolazione alcolemica all'interno del nostro corpo, che altera il comportamento normale di guida, quindi pertanto parleremo di questo aspetto, parleremo anche della distrazione e di tanti altri argomenti che sono proiettati alla tutela della nostra salute, quindi della distanza di sicurezza. Parleremo oltre alla distanza di sicurezza, stavo dicendo, anche della distrazione da smartphone, quel maledetto strumento che da una parte è molto utile per la nostra vita, ma dall'altra parte non consente una guida certamente serena e attenta come dovrebbe essere. Attenzione, ma oggi in questi ultimi tempi si è anche in modo additivo imposto anche la micro mobilità, che è costituita appunto dai mezzi a motore elettrico, che essendo silenti, si muovono in modo silente, sono ancora delle insidie da dover poi tenere conto. Va bene, poi noi agiamo anche a livello multidistrettuale, nel senso che ci incontriamo a livello nazionale per affinare ancora meglio quello che è la tecnica. Ci affidiamo anche a dei formatori che il Ministero mette a disposizione, in modo tale da entrare in ogni dettaglio di questi argomenti che noi andiamo a trattare. I numeri, certamente, i numeri e la logica dei numeri ci danno certamente la dimensione del fenomeno. Quando noi parliamo di 300.000 sinistri con postumi invalidanti permanenti, abbiamo già dato una dimensione del problema. Quando parliamo di 3.500 ad esito infausto, diamo anche un'altra dimensione. E quindi queste che poi tutto sommato questi numeri ormai si sono consolidati nella nostra società, per cui ogni anno noi abbiamo questa entità di numeri. E che prima magari andavano un pochettino più scemando, ma adesso con l'uso intensivo dei mezzi si è ormai stabilizzato nella nostra società. Vabbè.